Buongiorno a tutti amici, siete sul canale Film Fox. Oggi parliamo di un film diretto da Gary Ross, interpretato da Tobey Maguire e altri, dal genere commedia, fantastico e sentimentale, intitolato Pleasantville. Siamo a Pleasantville! No! Uno studente piuttosto tranquillo di nome David si immagina avere una conversazione con la ragazza più bella della scuola, mentre durante le lezioni ascolta gli insegnanti che avvisano tutta la classe di quanto la sta attendendo al di fuori delle mura della scuola. David spesso passa il tempo a riguardare una vecchia pellicola che gli piace tanto. Il titolo di questa pellicola è appunto Pleasantville. In questa serie va sempre tutto bene e David la conosce praticamente a memoria. A differenza dei suoi genitori, gli sposi della serie si amano e si rispettano totalmente, oltre che sono molto attenti nei confronti dei loro figli. La sorella di David è praticamente l'opposto di lui. Jennifer è piuttosto superficiale ed ha una vita sessuale molto vivace. Invita infatti subito un nuovo boyfriend da casa propria, già che la madre è via per lo stesso motivo dal proprio compagno. I suoi piani però vengono rovinati da David, che non ha nessuna intenzione di perdersi la sitcom preferita prevista in trasmissione. Nel bel mezzo dello scontro per il telecomando, quest'ultimo si rompe e la TV non si accende più. Dal nulla compare un riparatore di televisori che offre ai due fratelli un particolare telecomando che però finisce per teletrasportarli nel mondo della sitcom, in cui i due fratelli diventano rispettivamente Bud e Mary Sue, i due figli della famiglia protagonista della sitcom. I due ragazzi vivono ora nell'aprile del 1958 in un'allegra cittadina in bianco e nero, stereotipo del sogno americano. A Pleasantville tutto è ordinato, il clima è sempre sereno, con il termometro fisso sui 22 gradi, tutti sono cordiali, rispettosi e conformi. Jennifer non accetta subito la situazione, non è nemmeno colorata, mentre nella TV ricompare il riparatore del telecomando, il colpevole dell'accaduto. Jennifer quindi continua ad avere da ridire, ma quando scopre che Skip, il capitano della squadra di pallacanestro innamorato di lei, cambia idea e comincia a recitare la sua parte. I due fratelli vengono chiamati a fare colazione dalla madre Betty, che ovviamente non si è accorta di nulla. A tavola c'è già il nuovo padre dei ragazzi di nome George. La loro tipica colazione assomiglia più ad un buffet in un ristorante. Bacon, pancake, miele, c'è davvero di tutto e ce n'è davvero troppo. Così come Jennifer, anche David all'inizio è sotto shock, ma entra presto nei panni del suo nuovo personaggio. A scuola David / Bud va all'allenamento della squadra di pallacanestro, squadra dove tutti i giocatori non falliscono mai il canestro, tutti compreso lui che addirittura riesce a centrare il bersaglio tirando con il piede la palla verso un muro laterale. Jennifer invece mina la stabilità della trama chiedendo, durante l'ora di geografia, cosa ci sia al di fuori di Pleasantville. Difatti il programma scolastico è basato esclusivamente sulla città e nell'ora di geografia si insegna ai ragazzi la geografia delle strade di Pleasantville. Lo sanno tutti gli studenti che, al di fuori di Pleasantville, beh, forse non lo sanno. Finita la scuola, intanto che Mary Sue prova un reggiseno enorme, Bud corre al lavoro. Qui trova Bill Johnson, il proprietario del locale. Bill, abituato alla routine, si trova impreparato davanti al ritardo di Bud. È incerto sul da farsi, ha continuato a lucidare il bancone fino all'arrivo del ragazzo, creando praticamente una fossa. E questo ci suggerisce che Pleasantville è molto fragile come mondo e può essere distrutto da un momento all'altro. Davanti a questa scena, infatti, Bud autorizza Bill a mettere a posto i tovaglioli in caso di un suo ritardo. Proseguendo nella discussione, scopre che Bill è inconsciamente appassionato di disegno e pittura e gli consiglia di dipingere la vetrina non solo a Natale. Jennifer un giorno invita Skip nel viale degli innamorati, sempre per non distruggere Pleasantville, anche perché gli abitanti di questa città utopica non sono abituati ai rifiuti e Skip ci tiene davvero parecchio nell'andarci con Jennifer. Nel viale, che è un parco dove le coppiette si tengono mano nella mano in macchina, Jennifer rompe di nuovo gli schemi, non le basta tenersi per mano ed ha un rapporto sessuale con il ragazzo. Per la prima volta compare un fiore colorato quindi nel piccolo mondo di Pleasantville. Il giorno dopo Skip racconta ai compagni di pallacanestro la sua avventura, nessuno dei ragazzi riesce a centrare il canestro. Anche Bill ad un certo punto arriva a casa dei Parker con una notizia, ha rotto la routine e mentre lo racconta il suo sguardo cade e si ferma per parecchio su Mrs. Parker.
Mary ha cominciato ad insegnare nuove parole ai compagni, tra l'altro come parole come figo, azione che ha avuto conseguenze molto simili. Gli oggetti hanno cominciato a prendere altri colori. Da allora, praticamente subito dall'arrivo di Jennifer e Mary a Pleasantville, molti ragazzi incominciano ad avere rapporti sessuali nel viale degli innamorati e ben presto nella città iniziano a comparire i colori. La squadra di basket per la prima volta nella storia perde. Intanto Bill si innamora di Betty, la madre di Bud, e la induce a lasciare la famiglia. Anche i locali pubblici iniziano a colorarsi mentre Bill compone una vetrata raffigurante Betty nuda. La cosa crea scompiglio in città, infatti gli abitanti distruggono la vetrina, i libri del locale vengono incendiati e le persone divenute colorate vengono aggredite. Nel paese viene vietato di visitare la biblioteca, la riproduzione della musica ad alto volume e di utilizzare vernici che non siano nero, bianco o grigio. David e Bill, in segno di protesta, dipingono dei murales, ma vengono arrestati e processati per questo. Vengono però difesi da tutta la città, infine. Riescono a farsi assolvere e a spingere il sindaco a cambiare le regole. Dopo ciò la città diventa completamente colorata, le sue strade portano anche oltre i suoi confini, così Jennifer parte per andare a studiare, mentre David, con il telecomando, riesce a ritornare nella vita reale. Avrete quindi già capito che il film vale la pena della vostra attenzione. Certo, di film sui viaggi nel tempo e realtà alternative ultimamente non ne mancano, ma Pleasantville è diverso. Ha un'atmosfera molto insolita, un livello di recitazione sorprendente, colori, quando ci sono, stupendi, e un significato incredibile. La trama del film si può dire che è piuttosto insolita e interessante, quindi. Sì, il film non è per tutti, ma la sua creatività e il suo significato sapranno certamente sorprendervi e stupirvi. Uno dei punti forti di questo film poi è l'atmosfera. Il modo in cui viene mostrata la vita sullo schermo della serie è speciale. Sembra davvero di essere in un altro mondo e in un altro universo. Le case, la vita, la quotidianità, la città stessa è molto bella e affascinante. In più, non dimentichiamoci che nel film recitano Tobey Maguire e Reese Witherspoon, entrambi affascinanti. Ricapitolando quindi, il film dà molto su cui pensare e riflettere. I problemi della modernità del periodo sono espressi molto bene, anche se sono passati quasi 20 anni, i problemi rimangono pressoché uguali. Capisco il protagonista quando vuole fuggire dai problemi della realtà in un mondo dove tutti sono gentili, onesti e vivono secondo le regole. Capisco Jennifer che vuole trasgredire. In più, si toccano nel film anche i temi della disuguaglianza e della lotta per poter esprimere liberamente le proprie opinioni, cosa importante. Essere diversi quindi non è una cosa negativa, entro limiti ragionevoli ovviamente. Insomma, vi aspettate, il film lo trovate anche su YouTube, purtroppo a pagamento. Bene, infine, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere like e di iscrivervi al canale, perché tanti altri video stanno per arrivare e non vorrei vi perdeste qualcosa. Alla prossima!